56 milioni di euro per lo stanziamento di fondi nel settore Horeca. La legge di bilancio 2022 prevede importanti novità per chi possiede un'attività da più di 10 anni tra bar, ristoranti e gelaterie. Un settore che conta oltre 400.000 aziende nel nostro paese e che negli ultimi anni è stato colpito da grosse difficoltà dovute alla pandemia. A presentarlo è Lido Cei di Easy Fund Consulting. Un contributo a fondo perduto per il 2022 pari a 22 milioni di euro e per il 2023 pari a 31 milioni di euro, finalizzata a cosa? A sostenere economicamente categorie commerciali molto specifiche, e si parla di gelaterie, pasticcerie e bar e ristorazione con somministrazione diretta. Cosa prevede questa nuova forma di contributo a fondo perduto? Prevede il 70% con il massimo di 30.000 euro per acquistare attrezzature e macchinari di nuova generazione, macchinari e attrezzature che abbiano delle caratteristiche tali da farle annoverare fra investimenti innovativi. Il bando è stato emesso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e prevede un contributo significativo per le imprese.